Hey guys, welcome to another video. It's my second podcast, but it's in Italian, so if you want to see the English version, do look it up on my channel. It's the video before this, the podcast before this upload, I believe. And yeah, this is going to be in Italian, so unless you know Italian, you probably won't want to watch it. So I'm going to go over into Italian and explain that to the viewers. Benvenuti ragazzi, questo podcast è tutto in italiano per voi. C'è uno in inglese anche, lo stesso, però oggi volevo fare anche in italiano. Quindi, ok, vediamo questo video, questo podcast. Vamos. Vamos alla playa, no. Dai, ok. I'll sit and watch your car burn with a fire that just started. A little fire from tenderness. You never find my love. But keep the change I've gotten there. A little fire from tenderness. You never find. Che succede? Il secondo podcast non ho sbagliato, cioè sto dicendo questo, il secondo podcast. Ma il primo podcast non so se è andato bene, però grazie per tutte le visualizzazioni. Penso che è andato bene allora. Boh, non lo so. Però siamo qui. Se avete visto altri video questa settimana, grazie per le tue visualizzazioni. Anche il mio vlog, ancora partita di Tottenham contro PSV, ho messo una parte di il mio primo podcast come un video da solo. Se hai visto quello, grazie, dove ho spiegato un po' come sono arrivato qua su questo canale di YouTube, perché non era proprio così all'inizio, però in quel video ho spiegato un po' come sono arrivato qua. E va a vedere quello se vuoi sapere di più. E allora siamo qua oggi. Ho tanto di telefono. Mannaggia miseria, raga. Non avevo reso conto che suonato il telefono mentre parlavo. Mannaggia miseria. Vabbè, andiamo avanti con il video. Che casino a casa, madò. E poi dopo arriva mio fratello e mia mamma da lavoro, madò. Allora, dopo suonato il telefono, raga, capisci? Perché tutti stanno a casa. Sto qui provando di fare un video. Ma dai. Mannaggia. Comunque, andiamo avanti. Allora, se sei nuovo qua, benvenuto, io sono Luisi21. Questo è il mio canale di YouTube. Questo è un podcast. Prima facevo sempre vlog, però adesso ho cambiato un po'. Allora, per il resto di voi che siete già qua, uè. Allora, ho dimenticato tutto adesso. No, allora oggi devo parlare di tante cose su YouTube, anche in generale, diciamo. C'è una frase di Socrates, se conosci questo filosofo vecchissimo. Non so come tradire questo, cosa è scritto qua, questo. La conoscenza esiste nel sapere di non sapere nulla. Ti faccio vedere qua, così capisci come voglio parlare oggi. Di quando cominci una cosa, devi sempre arrivare alla fine, anche se non è 100% perfetto, perché non è mai
perfetto nella vita, niente. Quindi a pensare che quando arriva la fine tutto perfetto non esiste mai. Come io un paio di mesi fa ho fatto un video parlando di esattamente questo, però perché ho visto che Casey, un altro YouTuber, ha fatto un video su questo, parlando di finire tutto quello che fai, come lui quando fa i vlog. Non c'è uno vlog che lui non ha finito e messo su YouTube, che quando lui vede il video non è che dice non mi piace, non lo metto su YouTube. Fa tutti i video e mette su YouTube, perché più video che hai, più visualizzazioni prendi, no? Se metti un video che tu pensi è il migliore video, forse non è vero. Ti giuro, non è vero. Se pensi è il migliore video, se fai più video e non sono perfetti, alla fine impari di più. Quando arrivi alla fine, dopo un paio di anni, 6 anni, 5 anni, sei più bravo a fare video, perché hai fatto un video ogni giorno, ogni settimana, hai imparato di più, hai visto le cose che non hai fatto bene, le cose che hai fatto bene, e dopo alla fine capisci di più. È difficile a proprio spiegare bene, però vuol dire che non puoi mai sapere tutto, e questo è sapere. Sapere questo ti aiuta nella vita, se sai che non sai tutto. E con questo vai avanti e cerchi di imparare di più sempre. Vabbè, forse non tutti credono questo, però è giusto, no? Per il lavoro che faccio io, sì, perché so che un giorno arriverà a quel punto dove so tanto di questo lavoro, però non tutto, mai. Come fai a sapere tutto? E se sai questo, puoi andare lontano. Questo è il senso che voglio dare oggi, in questo video. Se quelli in cucina non fanno più rumore. Mannaggia, ho fermato il video qua, poi ho ricominciato il giorno dopo. Madò, che casino. Allora ragazzi, stavo dicendo, ho sbagliato con il video ieri, perché tutti sottanotti tornati dal lavoro, mio fratello, mia mamma, tutto un casino qua quando tutti vengono. Cioè, capisci? Non è l'ultima volta e non sarà sorpreso se succede di nuovo. Che casino. Però rido, sai. È così la vita, non va mai come vuoi tu. In giornata sono io, quindi io sono più libero a casa. Per oggi devo spiegare un po', perché c'ho un amico che arriva dopo. E stavo dicendo in inglese che non riesco a spiegare tutto in italiano, anche in inglese. È simile le cose che dico, però non è uguale. Però volevo chiedere a voi se è meglio un video così, tutte e due lingue, o uno separato in italiano. Sarebbe la stessa cosa, però in italiano, quindi forse qualcosa non lo dico lo stesso, diciamo. Certe cose forse non è che vale la pena dire, però ieri cercavo di spiegare un po' la situazione di Stanley, quello che ha fatto Marvel, tutti i film, tutti i libri di Marvel. Allora, ci ho scritto qua. Ok, ho letto meglio adesso questa frase, perché ci vuole tempo a capire proprio il senso, ragazzi. Allora, senti ragazzi, avevo letto malissimo,
Quindi volevo dire di nuovo, visto che sto... Allora, Stan Lee diceva, ero imbarazzato perché ero solo l'unico scrittore comico, mentre gli altri costruivano punti o intraprendevano una carriera di medici. Ma dopo ho realizzato che il lavoro che facevo io è una delle cose più importanti nella vita di tutti, senza di essere, di pensare a come andare avanti, no? Tutti nella vita hanno quei momenti difficili, no? Però sento che se sei capace di intermettere, stai facendo un'ottima cosa, senza di essere come essere già morti. Devi andare avanti lo stesso. Cioè, ti aiuta nella vita normale, cioè, perché ti fa sognare, come ho detto mille volte. E se piace il film nuovo, sarai triste oggi, dopo sentire questo. Forse sentito un paio di giorni fa, però quando ho sentito stavo male. 95 anni. Sembrava più giovane, però. Tanti anni in Marvel, però. Amavo Spider-Man, quello originale. E poi di adesso tutti questi film Avengers. Allora, ragazzi, visto che stavo vedendo indietro un po' nel editing, ho trovato un'altra parte dove parlavo di Stan Lee da ieri, no? All'inizio del questo podcast, quindi devo mettere quella parte qua e poi andiamo avanti con il resto del podcast. Va bene? Allora, ragazzi, voglio parlare di Stan Lee, quello che ha fatto Marvel, tutti i film, tutti i libri di Marvel. È morto ieri, a 95 anni. Capisci? Tutti i film che forse ha visto da piccolo o adesso, di Marvel, Spider-Man, Avengers, X-Men, ci sono tantissimi, tutti gli Avengers, Hulk, Capitano America, Black Panther, assai film, Iron Man, non ci credo, perché i primi Spider-Man film, quelli vedevo da piccolo sempre, amavo quelli film, anche l'originale Hulk, anche Iron Man quando è uscito quello, però Stan Lee è morto. Ok, volevo parlare di Billie Eilish, però nel video ho dimenticato proprio. In inglese ho detto tutto, però la parte parlando di musica e calcio non ho detto niente, ma vabbè, il calcio tutto è vecchio, però. E questa canzone di Billie Eilish, When the Party's Over. Poi il video, come vedi qua la foto, era strano proprio. Bello fino a quel punto, però. Cioè, è bello come è fatto il video. È triste, però. Quello come fa lei il video. Sempre così. E tutti i video sono bellissimi, però. Questo è quello più nuovo. Però Ocean Eyes, ho visto quello prima. Prima volta che ho conosciuto Billie Eilish parlando di musica. E poi ho fatto il video. Vai a trovare quel video di Billie Eilish che ho fatto tutto in inglese, però. Perché è un paio di settimane che faccio in italiano tutti i video, però farò di più adesso visto che ho la pratica. Vabbè, abbastanza pratica. No, volevo anche parlare di Casey Neistat, parlando di questo video, di il titolo di questo video, questo podcast. Quindi andiamo avanti con quello, poi ho un paio di cose su altri YouTuber, poi finisce là il video. Scusami, sai che so che volevi di più, però questo è forse la prossima podcast. Sarò più organizzato. Vabbè, Casey Neistat, ho fatto un vlog parlando di lui, forse l'anno scorso,
però ti spiego un po'. Also, I have to get up at 5:30 in the morning. But I didn't shoot a vlog today, I didn't shoot a video, which is fine. Fa tanto su YouTube. Ogni giorno fa un vlog, però qua sta a fare un esempio a dire che questo giorno proprio nel video no, non ho fatto un vlog. È cominciato uno, però non ha finito. E il lavoro che fa lui non puoi mai fare così. Taking days off is fine, but I shot this morning, which meant I started something. So if I didn't do a vlog today, it would have meant starting something and not finishing something. And in my book, that's not okay. Però, quando fai video ogni giorno, non è mai perfetto. Quindi per quello non puoi mai... per quello non puoi dire, non è buono questo video, non lo metto su YouTube. Ogni giorno fa e finisce anche se non è perfetto, perché più video che fai in suo lavoro, più successo fai. Perché diventi più pratico a fare quello. Anche se non tutti i video sono perfetti. Non sarà mai perfetto il video, però lui vuole dire questo e fare un esempio a noi che vediamo i video. Che devi lavorare sempre. Devi lavorare molto per fare successo. Ok. Allora ragazzi, volevo parlare di tutto, di calcio e altre cose, però non mi incozza proprio. Però forse hai capito certe cose in inglese, se hai visto lo stesso il video. Però vai a trovare Dan Mace su YouTube. D-A-N-M-A-C-E. Allora ragazzi, questo è un video di Dan Mace, un altro YouTuber bravissimo a fare i film come Casey Neistat. È più serio di PewDiePie, che parliamo di PewDiePie dopo, però per il momento parliamo di Dan Mace. E questo è un video che ho fatto, cioè, forse 2 settimane fa, non è quello proprio nuovo. Però, se vedi qua, c'è uno più vecchio dove si è sposato con una moglie, cioè ha chiesto, fatto la promessa di sposare. Anche quello è un bellissimo video. Film, un piccolo film diciamo, però qua spiega un po', ti spiego un po' com'è un amico di Casey Neistat. È una lunga storia, però hanno conosciuti in Sudafrica, perché Dan Mace è di là, però la moglie di Casey, anche lei, è di Sudafrica, cioè originale, quindi ogni anno andava là in vacanze, conosciuto lui e poi ho fatto tanti film su YouTube insieme. Comunque, vedi. Chi sei? Da dove vieni? Sei sempre... C'è un posto qua per voi, sempre. Quello sta dicendo. Non è che devo spiegare tutto che scrive in inglese, però se capisci... This is Dan, by the way. Dan is like a creative genius, partner in crime. Today's the day. Sei mesi dopo. Casa dei genitori. All the hellos. I'm engaged now. Do I feel older, different, strange? I feel pretty good. Never felt better. Never felt younger. Super amped. Amped on making videos. Yes. This video is sponsored by Skillshare. Before you start commenting, oh, why are you making an ad? A sponsored video, you're hurting my eyes, you're wasting my time. Let me tell you something about sponsored videos. The brand doesn't have anything to say over the actual content. If anything, you should be stoked, because for me as a creator, I'm getting paid and... Sta dicendo che adesso sta facendo pubblicità. Adesso è sposato, tutto strano. Però il fatto di pubblicità sta dicendo che... non cambia niente nel video, anche se lui deve fare un po' pubblicità. In order to make these films and in order to make more films. And what I'm doing with these sponsored videos is saving up money for season 2, which is 20 episodes in 20 different countries, 20 new ideas and 20 completely new brews, which is, in my mind, gonna be really awesome. Therefore, I still really hope you enjoy this video, and other than that, we'll talk about Skillshare later.
So what happened with Casey Neistat? Let's call this Once Upon a Sharky Saturday Morning. Casey and myself went hiking up Lion's Head in Cape Town. We started talking about the industry and how I was unhappy directing TV commercials and wanted to get his advice on moving over to... Sono andati a fare surfing insieme e poi dopo quello hanno parlato un po' di lavoro che fanno. YouTube. Time flew by and the next minute we were in the ocean surfing in sharky waters when Casey said, "You know, Dan, you should seriously consider coming to New York City. I think you could do great things here." He then told me about this place he was starting. E poi lo ha detto, vieni a New York, lavori con me, puoi fare tante cose belle a New York, se vieni a New York. Starting called 368 and offered to teach me the ropes of being a creator on YouTube. 2 months later, I found myself boosted boarding through downtown Manhattan with a bag full of camera gear and a camera in each hand. Capito? Vabbè, adesso è cambiato un po' perché Casey ha avuto un'altra figlia, lui si è sposato, quindi non lavorano tanto insieme adesso. Quello che arriva dopo nel video. Però, se capisci, questa è la storia di Dan Mace. Un po' vai a trovare su YouTube se vuoi conoscere meglio i tipi di video che fa. Lui è un altro YouTuber come Casey Neistat. Poi è PewDiePie, un altro YouTuber. Allora ragazzi, questo è un video che ha fatto PewDiePie, quello che dicevo adesso. Il podcast è andato malissimo, quindi sto rifacendo questa parte adesso. Anzi, sto facendo per la prima volta adesso questa parte. E se questa cosa qua se ne va, posso schiacciare play. Ma dai. Begun, I review you. Zero vibe is gone. So come on, T-Series. Looking hungry for some drama. Here, let me serve you bitch lasagna. Bitch lasagna, bitch lasagna. T-Series ain't nothing but a bitch lasagna. Infatti vai a vedere altri video di PewDiePie. Questo podcast ormai è andato malissimo già, quindi non me ne frego più. Vediamo se... Pubblicità di merda, dai. I know you have been thinking about waking up in the middle of the night with cold sweat. Felix, he hasn't played Despacito on the guitar yet. He's had that guitar in the background of his video for a month. Despacito. Come mai non Why hasn't he not played Despacito? I get it. I feel the exact same way. You know, dai. The number one rule of Despacito is that you Despacito don't make a cover of it in front of millions of people online. I'm about to break that rule. Don't get too excited. All right. La guitarra, no. No, Felix. This one goes out to all my 9-year-olds out there. PewDiePie is on YouTube. Wow. Wow. You know who you are. Ay, ay, ay. Yes. Felix. Oh no. Oh no. Oh yeah. Oh yeah. Diri diri dari dari go. 70 sì, milioni di... sabe che ha un rato mirando te. Io devo essere subito. Tengo che bailar contigo Despacito. Vi che tu mirada ya stava llamando me. Mestrame il cammino che io voglio. Ma tanti video come questo. Tu sei l'imane, io sono il metal. Me voglio cercando, me llamando plan. Solo con pensarlo si hace il pulso. Torniamo al podcast. Oh yeah. Ya me sta gustando. YouTube. No, volevo finire il video qua. Ho finito già in inglese. Quindi andiamo avanti. Questo podcast è... le cose che ho imparato io. So abbastanza cose su YouTube, diciamo. E adesso fare questo podcast ho imparato di più che non mai puoi sapere tutto. E sapere questo ti aiuta. E in questo podcast volevo
parlare, non, cioè, volevo essere normale, un discorso normale, forse ho parlato più in inglese perché volevo fare un video separato in italiano e inglese, so, forse questo sarebbe così, e scrivo sul titolo italiano e inglese, così capisci quale video è, però se certe persone in Italia dicono che vogliono vedere il video lo stesso anche se parlano in inglese, anche se non capiscono, vedono lo stesso perché sono io che faccio il video. No, questo podcast mi ha fatto capire che devi sempre non cercare di essere perfetto, però andare avanti sempre. Con questo podcast non è che è andato benissimo, il primo podcast anche questo, però ho piaciuto fare lo stesso, perché più podcast che lo faccio posso migliorare di più, no? E so che dentro di me ci sono tanti discorsi che posso usare, cioè fare su questo podcast, quello più serio e quello meno serio, diciamo. Posso anche fare un comico se vuoi. No, podcast è un po' diverso, però sempre con la camera così che parlo e faccio un discorso. Non è come un vlog dove è più scherzo di più, è più così con la GoPro. Questo è più professionale, diciamo. Diciamo, però per me diverto sempre a fare questi video. Quindi grazie per tutti voi che avete visto questo video, anche in inglese, anche in italiano. Però spero va bene con il mio canale di YouTube e spero posso fare tanti soldi un giorno. Però anche se non faccio soldi, voglio sempre fare questi video per voi, perché mi aiuta voi anche. E in un modo, non lo so, qualche modo ti aiuta. Spero. Questo weekend vado a Nottingham anche, e dopo faccio un vlog di tutto quello, però quello sarebbe in inglese. Penso di sì, perché se no è mezz'ora di video di parlare due lingue, le stesse cose. Però quando ho cominciato non ho pensato a fare podcast mai. Come ho spiegato l'altra volta, era all'università dove ho capito questo lavoro, però su YouTube no, di fronte alla camera sì, parlando sulla radio sì, però in questo modo su YouTube no, e siamo arrivati qua. Strano, non pensavo mai che facevo YouTube, però siamo qui e andiamo avanti a fare più video, anche se YouTube sta bloccando i video. Quindi spero di fare più video, fare più successo per aiutare altre persone che vedono questi video come voi. Quindi ciao, alla prossima. Siete bellissimi tutti, anche se nessuno te lo dica. Vabbè, siete bellissimi. Ok, non mollare mai. Devi sempre finire le cose che cominci nella vita. Non devi fare mai metà. Metà non va bene. Anche un video, se non penso è giusto, lo metto su YouTube lo stesso. Quindi grazie per i tuoi visualizzazioni. Senza di voi non esiste questo canale proprio. Ciao ragazzi, alla prossima vlog. Take it easy, peace! Non è la fine ancora ragazzi. Dopo questo, ti giuro, è la fine. Però volevo dire un'altra cosa che ho capito vedendo questo coso che dicevo sempre, che sapere, you know, vero sapere, conoscenza è sapere che non sai nulla. Su questo ho visto un altro, sullo stesso sito ho visto un altro cosa scritto, parlando di come essere con altre persone nella vita, che devi sempre cercare di essere bravo, perché non sai quali problemi hanno altre persone. Cioè, ogni persona ha una battaglia nella vita, e non
come fai a sapere questo? Vedendo la persona. Devi essere bravo con tutti. Ok, grazie a tutti. Siete bellissimi. Ciao, alla prossima podcast. La conoscenza esiste nel sapere di non sapere nulla.
So they're just sitting there. It's almost like an insult not to take them. But when you've already gotten up early, you had the discipline there. You already worked out. You had the discipline there. And now you see the box of donuts. You're like, no, I'm not going to eat the donuts. No, no donuts. You're not going to do it. And that discipline carries on throughout the day. So now you take that and you expand that out over a week and a month, and you end up with more discipline. And it starts with that simple act of getting up and getting out of bed in the morning. Discipline starts every day when the first alarm clock goes off in the morning. I say first alarm clock because I have three. The moment the alarm goes off is the first test. It sets the tone for the rest of the day. The test is not a complex one. When the alarm goes off, do you get up out of bed or do you lie there in comfort and fall back asleep? If you if they're in business, they blame the market or they blame their competitors. If their personal life, they blame their family, they blame their parents, they blame everyone else, and they never look at themselves and say, you know what? Maybe it's not this is my fault, but what can I do about it?